passa una volante dei carabinieri. Allora io provo a dirlo, dico: raga, oh, guardate, sono passati i carabinieri. Nessuno mi sente, vabbè. La volante, ragazzi, si fa un'altra ronda e stavolta si ferma. Accende le sirene e scende uno dei due carabinieri che c'era. E fa: buonasera. Allora, ragazzi, documenti. Ciao a tutti, ragazzi, qui è Forte Gamer che parla e benvenuti in un nuovo video. Sì, ragazzi, stavolta vi racconto di quella esperienza che ho fatto con dei carabinieri che mi stavano pelmurtare per COVID. O comunque per assembramento, una cosa del genere, insomma. Vi premetto subito che tutto ciò che vi narrerò è avvenuto prima del coprifuoco. Ai tempi il coprifuoco era alle 22, io stavo in giro alle 9, 9 e mezza. Vi ricordo solo di lasciare un like e di iscrivervi al canale nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto, altrimenti vi perderete tutti i prossimi video che arriveranno. Noi, tra l'altro, narreremo questa storia mentre giocheremo, quindi andiamo in game. Allora, ragazzi, partiamo dal presupposto che io non gioco a Fortnite da 10 giorni, quindi sarà solo un gameplay fatto più quasi come commentary. Gioco in live, però è più un commentary. Parleremo principalmente la storia che voglio raccontarvi oggi. Allora, non ricordo che periodo era di preciso, ricordo solamente che era prima che nella zona campana, in campagna, mettessero di nuovo zona russa, perché nel particolare quando mi hanno fermato i carabinieri era zona arancione, ragazzi. E il giorno dopo, se non sbaglio, sarebbe scattata direttamente la zona russa. Io in quel periodo, ragazzi, devo essere molto sincero con voi, dato che mi pare che da poco fosse diventata zona arancione, avevo ancora preso sotto gamba la gravità della situazione Covid che si stava rimanendo a fare in campagna. Cioè, l'avevo preso molto scialla, ragazzi, in maniera molto easy. Quindi continuavo a vedermi con i miei amici, con i soliti amici, magari quei pochi, 3 o 4, e molto easy stavamo assieme. Molto spesso eravamo soliti incontrarci all'aperto proprio per evitare, mannaggia la miseria, non so neanche io come ho fatto, per evitare comunque assembramenti o comunque la possibilità di contrarre il Covid l'uno con l'altro. Comunque, raga, veramente sono ancora a livello 5 questa season. Sta cosa è cringissima, non ho proprio giocato negli ultimi giorni, preso dagli esami, la sessione estiva, da 1000 impegni con gli amici, veramente non ho fatto nulla. Vi dicevo comunque, ragazzi, allora zona arancione. Il giorno dopo sarebbe diventato zona rossa. Io e i miei amici ci diciamo: ragazzi, prima che diventi zona rossa, facciamo una cosa: incontriamoci, ci salutiamo e poi, quando tornerà zona gialla, ci rivedremo. Perché, ragazzi, noi in zona rossa, alla fine, a differenza di molte persone, non ci siamo visti. Abbiamo rispettato la situazione. Quindi, proprio per questo motivo, ci eravamo detti: raga, ora ancora che possiamo, vediamoci. Tra l'altro, gli unici amici con i quali mi sono visto erano proprio persone del mio comune, quindi si poteva ancora fare. Cavolo, cavolo, cavolo. No, 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 siamo dentro, cavolo. Mamma mia, fra, massacrato. Ma come fa a non accorgersi che sta venendo distrutto sto tipo? Ok, a posto. Ok, no, ma ci sono proprio in zona un sacco di alieni. Vorrei provare a eliminare sto tipo, ma sarà un casino, secondo me. Godo. Ma non era lui, era un altro. Era un altro, no, 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 no. C'era un altro con un'altra skin. Comunque, sta di fatto che i miei amici ci incontriamo in una solita zona dove siamo soliti incontrarci all'aperto, che noi chiamiamo zona industriale, vicino alle zone di Napoli dove abitiamo noi. È una zona tranquilla, tra l'altro, perché lì è pieno di telecamere, passa comunque spesso la polizia proprio per controllare che non ci siano rapine, dato che è una zona piena di aziende. E diciamo che avevamo sottovalutato la cosa, perché lì passavano proprio spesso volanti dei carabinieri in polizia proprio per controllare non solo che in quel periodo non ci fossero rapine, ma anche che non ci fossero assembramenti. A dirla tutta, io e i miei amici non è che stessimo facendo sto gran assembramento, eravamo in tutto 6, distribuiti in 2 macchine, come sto infame che mi ha sparato. Non pensavo che gli UFO arrivassero fino a questo punto, però va bene, mi sbagliavo. Decisamente mi sbagliavo. Fantastico, sta nel cespuglio. Ma questo coso non mi lascerà mai stare, eh? Mamma mia. Perché non mi fa costruire? Perché non mi ha fatto costruire? Scusami, vabbè. Io sono morto, ah, perché non ho materiali, per questo non mi ha fatto costruire. Vabbè, comunque decidiamo di incontrarci in questa famosa zona industriale. Eravamo 6, distribuiti tra l'altro in 2 macchine. 3 per macchina, mi sembrava tra l'altro una cosa piuttosto tranquilla, devo essere sincero, mi sentivo piuttosto a mio agio. Dicevo pure, se ci fermano, tanto siamo distribuiti in 3 macchine, non è che stiamo facendo sto grande assembramento. Ok. E niente, ragazzi, arriviamo, iniziamo un po' a chiacchierare, tra l'altro restando nelle macchine proprio per evitare problemi. Parlavamo da una macchina all'altra, nulla, ci divertiamo, scherziamo, insomma le solite cose tra ragazzi, tra giovincelli, insomma. E tra l'altro, ci tengo a specificarlo, tutto questo mentre tutti indossavano le mascherine. Assolutamente, ragazzi, perché non so se lo sapete, non so se avete mai avuto modo di scoprirlo, ma io sono un tipo piuttosto ipocondriaco, sono il tipo che nel mio gruppo è quello che dice: ragazzi, mantenete le mascherine, ragazzi, mettetevela, ragazzi, no. Cioè, sono quel tipo di persona un po' noiosa. Fucile di precisione, rusteiendo, frat, fermati, fermate, lo sta scappando. Sono un botto di cure a livello di scudi, ma nessuno per la vita. Poi tra l'altro, beh,
Ok, quelle scale mi avrebbero dovuto ispirare il segno di qualcosa. Va bene, lo ammetto, è stata una mia negligenza. Broderi, io qua però sta a finire i materiali. Insomma, una cosa veloce. Che dici? Vabbè, andiamocene. Comunque ragazzi, restiamo a parlare, tutto ok, finché una mia amica non esce dall'auto per prendere una boccata d'aria e passa una volante dei carabinieri. E tra l'altro ho scoperto in un secondo momento che ce ne eravamo accorti che fosse passata appunto quella volante solo io ed un altro mio amico. Allora io provo a dirlo, dico: raga, oh guardate, sono passati i carabinieri. Nessuno mi sente. Vabbè, allora dico: magari mi sto a fare troppi problemi io, e ignoro la cosa. La volante, ragazzi, si fa un'altra ronda facendosi appunto lo stesso giro, e stavolta si ferma. E si ferma proprio dietro la mia auto e quella del mio amico. Tra l'altro credo che noi avessimo destato l'attenzione non solo perché appunto la nostra amica era uscita dall'auto, ma anche perché l'auto della mia amica era un'auto piuttosto costosa. Comunque sta di fatto che questa volante dei carabinieri si mette dietro le nostre auto e in un certo qual senso ci blocca. Non che io sia il tipo che scappa se lo fermano i carabinieri, io sono un tizio molto ligio alla legge in realtà. Si ferma sta volante, accende le sirene e scende uno dei due carabinieri che c'era. Vede la mia amica e fa: buonasera ragazzi. E io: mannaggia miseria, lo sapevo che sarebbe finita così. Si avvicina a sto carabiniere alle macchine, guarda che ci sta in macchina e fa: buonasera. Allora ragazzi, documenti. Vabbè, io tranquillo, figura di documenti. Io apro il mio portafogli e prendo la mia patente. Faccio: va bene la patente o serve anche la carta d'identità? Lui fa: no no, la patente va buona. Dammi pure però libretto e assicurazione. Attà, ottimo. Sia chiaro ragazzi, io non c'avevo problemi perché c'avevo sia il libretto che l'assicurazione, insomma stavo tutto in regola. Però diciamo che il fatto che volesse sia libretto che assicurazione era già indice del fatto che non voleva semplicemente fare un controllo qualunque. Allora io tranquillo prendo il libretto dell'auto e prendo l'assicurazione, beh, che stava dentro, insomma, e gli do tutto. Molto tranquillo, devo essere sincero. Questo che quanto è bravo. Uno è caduto, palesemente. L'altro invece sta andando là, si sta boxando. Queste sono le posizioni di tutti. Ok, eliminato. Ok, a posto. Manca l'ultimo. Devo fare gabbate. Non devo fare gabbate. Ho fatto una gabbata enorme, questo ora mi elimina. Ok, mi è andata bene. Questi erano scarsi e avevano poche risorse. Vabbè, però prima vittoria tra l'altro della season 7. Ok. Io direi di concludere la nostra storia dopo questa vittoria. Insomma, concludiamo sta storia. Il carabiniere si prende i documenti di tutti quanti, prende il libretto e l'assicurazione di entrambe le auto che c'erano lì. Tra l'altro quella della mia amica aveva l'assicurazione cartacea scaduta, però l'assicurazione in realtà c'era, semplicemente si era dimenticata di mettere il foglio corretto dell'anno attuale, tema l'assicurazione scaduta dell'anno precedente. In questa situazione surreale nel quale io credo il carabiniere abbia fatto finta di non accorgersi che l'assicurazione fosse scaduta, anche se vabbè poi ha fatto tutti i suoi controlli, è stato un buon 5 minuti, quindi dai loro sistemi possono vedere se effettivamente una macchina abbia o non l'assicurazione, è tornato, ci ha dato tutti i documenti, fatto: ragazzi, qual è il vostro motivo di necessità per stare fuori a quest'ora? Tra l'altro lo dico ora ragazzi, noi non eravamo oltre il coprifuoco, erano le 9:20, quindi il coprifuoco ai tempi era le 22, eravamo anche in regola da questo punto di vista. Io, che non mi faccio mai fattacci miei, stavo rispondendo: perché non possiamo stare qui? Appena dico perché, ragazzi, un mio amico che mi conosce e sa che io praticamente, ma io che sto zitto quando si tratta di queste situazioni perché difficilmente mi tengo qualcosa dentro, prende la palla al balzo e dice: no, semplicemente ci stavamo facendo un giro, però stavamo tornando a casa. Allora il carabiniere dice: ah, ho capito, ma lo sapete che oggi avreste rischiato una multa di 400 euro a testa? Ammetto di aver sbagliato, però comunque alla fine ha detto: ragazzi, mi raccomando, ora tornatemene a casa. E io tranquillissimo ho fatto: sì sì, infatti ora andiamo. E alla fine ho accompagnato le persone che avevo in auto e sono tornato a casa. A dirla tutta ragazzi, ancora oggi mi è oscuro il motivo per il quale lì non saremmo potuti essere, perché in zona arancione, per quanto sì, non si possa appunto uscire per divertirsi o fare assembramenti, non mi pareva così sbagliato stare in due macchine separati, tutti con le mascherine, tre alla volta. Quindi non ci interessa altro. Spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un like non solo per la storia ma anche per la vittoria reale fatta. E se volete altri video così, mi raccomando ragazzi, spolliciate e soprattutto iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Noi boys ci becchiamo alla prossima.